more carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. You come from the west side. The left side. The right brain. Una vaga sensazione di assenza è una mostra, una doppia personale di Simone Bubbico e Simona Castaldo, due artisti che vivono e lavorano a Torino, anche se Simona Castaldo è di origine partenopea. Ed è una mostra organizzata da un'associazione culturale di Napoli di giovani che ha dato il via a un ciclo di mostre di artisti giovani ed è stata allestita appunto negli spazi del PAN, lo spazio giovani dedicato appunto ai giovani artisti al di sotto dei 30 anni. La mostra è costruita sui temi sul gioco tra luci ed ombre e sul tema dell'assenza, del vuoto e della ricerca. La prima sala appunto è dedicata alle opere di Simona Castaldo, disegni a matita e a penna, in cui Simona gioca con velature e trasparenze. E per questa è la prima serie dedicata al tema dell'albero, della casa sull'albero, del 2010. Qui è evidente la ricerca di un senso di appartenenza, di un luogo di accoglienza. La casa dovrebbe essere appunto quel luogo che ti accoglie, ti protegge. In questo caso sono tutte case distrutte che fluttuano all'interno di questi alberi, che a loro volta non sono al suolo, non sono legati al suolo, ma appunto anche questi fluttuano. Anche la scelta della cornice in questo caso è funzionale all'opera messa in scena. C'è sempre un richiamo alla realtà, infatti tutte queste fotografie, tutte queste immagini sono tratte da fotografie delle case distrutte dagli uragani in America. Queste altre opere sono più recenti, sono del 2013 e sono realizzate in una tecnica particolare. Sono evidenti appunto queste velature, queste trasparenze, perché è utilizzata su tre strati la carta giapponese, la carta tipica utilizzata per il restauro, e quindi creano questo effetto appunto annebbiato e di trasparenza appunto. C'è sempre un elemento legato all'infanzia, quindi il cavalluccio appunto e i giochi, che però in realtà sono appunto abbandonati, sono immersi in questo vuoto e immersi anche tra le macerie, c'è anche appunto un richiamo alle macerie, sempre ispirato a fotografie reali, in questo caso riguardano i disastri di Fukushima in Giappone. E quindi è evidente questa voglia di trasmettere anche un passaggio, una ricerca, un passaggio dalla fase dell'infanzia a una fase successiva. More carrots. Don't tear it. More carrots. Questa è l'unica opera a colore, cioè presenta appunto il colore in questa tecnica del collage. L'opera si chiama In attesa e sono rappresentate sempre, diciamo, tratte da fotografie reali delle nubi atomiche, in cui l'artista ha voluto anche inserire il paese di riferimento che ha sganciato appunto queste bombe atomiche e i chilotoni e quindi l'intensità. Al di sotto dell'opera poi sono rappresentati cinque personaggi che sono i cinque costruenti, che sono appunto lì fermi in attesa passiva che stia per accadere qualcosa. Infatti queste nubi sembrano appunto delle nuvole e sembra appunto che stia per venire una pioggia, e i cinque continenti al di sotto sono seduti e non in attesa passiva. Come vediamo, ognuno di questi personaggi non comunica, guarda in una direzione senza incrociare gli sguardi degli altri personaggi. Chi guarda appunto in alto, chi guarda di fronte a sé. E abbiamo avuto appunto varie interpretazioni anche da visitatori che sono appunto in mostra, che hanno individuato nei volti un continente di riferimento, quindi proprio individuandolo nei tratti somatici. Queste altre due opere sono un dittico, compongono un dittico che si chiama Passaggi ed è appunto
speculare, sono raffigurati due persone che stanno appunto uscendo fuori da una realtà buia e si proiettano verso una realtà invece ancora indefinita, perché appunto è rappresentata da tutto questo bianco. Il bianco in questo caso così, diciamo, si allinea un po' alla filosofia zen, a quello che è appunto un qualcosa di positivo, può essere appunto un qualcosa di arricchente, il vuoto, quello che non possiamo conoscere ancora. Entrambe le opere sono ispirate dal mito della caverna di Platone e quindi che verrà ripreso anche dall'artista nell'altra sala. Vediamo quindi che entrambi questi personaggi escono da una realtà conosciuta, ci sono tutti, sono raffigurati tutti gli oggetti legati alla loro realtà conosciuta, qui abbiamo appunto delle cuffie e altri particolari legati appunto al personaggio, qui abbiamo appunto delle lettere e passaggi, che rappresenta appunto questo passaggio, questa ricerca rappresentata dall'artista in tutta l'esposizione, una ricerca verso qualcos'altro, un passaggio da una fase a un'altra. Decrescita è un altro appunto matita su carta e raffigura un personaggio che è intento a coltivare una serie di rose all'interno di una recinzione. C'è sempre appunto questa ricerca verso la propria dimensione raccolta e sicura. Il personaggio quindi all'interno di questa recinzione strettissima e che fluttua in un vuoto che lo circonda, coltiva il proprio orto, è un orto fatto di rose in questo caso, che sono appunto dei fiori, quindi destinati comunque a una caducità, destinati a morire, molto più che se coltivasse appunto degli ortaggi, è un qualcosa di più duraturo e soprattutto di più essenziale. Quindi c'è questa ricerca appunto della propria dimensione, dimensione protettiva. Questa piccola composizione si chiama Proteggimi dalle parole inutili e l'abbiamo, il curatore Fabio Capani ha scelto di inserirlo all'interno dell'esposizione perché mostra un po', diciamo, la lavorazione che c'è dietro a tutti questi lavori. È l'unico lavoro infatti un po' sporco e mostra infatti il processo di elaborazione dei lavori e ci sono poi insomma gli elementi che poi ritroviamo negli altri quadri, c'è una prova appunto di colore per questa nube. Nella parte, diciamo, del buio, e la seconda sala è dedicata all'artista torinese Simone Bubbico, che lavora appunto creando delle sculture di ombre e di luce e delle installazioni complesse. Sono composte infatti, come in questo caso, da una serie di carte delle sue mani, in cui lui ha studiato le ombre cinesi che si proiettano appunto, proiettano la propria ombra sulla parete, e si uniscono invece a una sagoma ritagliata su tela dipinta da lui con lo spray. Simone Bubbico infatti viene dalla street art, quindi è estremamente è molto bravo nell'uso dello spray, in questo caso utilizza in bianco e nero, utilizzando appunto solo il nero, unendosi diciamo all'estetica anche della mostra dell'altra sala. Anche il lavoro di Simone Bubbico si sofferma appunto sul tema della ricerca e su tutta una serie di tematiche molto emotive e molto personali. In questo caso la figura raffigurata è un animale, un volatile che ha perso le proprie ali, quindi è al suolo e non riesce più a volare. Ogni elemento, ogni animale che lui sceglie di mettere in scena, quindi che dà la testa al personaggio raffigurato, è scelto in base al tema che vuole rappresentare. In questo caso appunto è un volatile, ritroviamo poi in altre opere altri animali.
quest'altra opera si chiama La gabbia, l'attesa e la fuga e mette in scena il mito di Platone che abbiamo ritrovato anche nell'altra sala. In questo caso si aggiunge un ulteriore elemento tecnico, cioè questa scatola che proietta un'immagine anche nel corpo della sagoma, un'immagine quindi dipinta e lavorata anche ad incisione su plexiglass. Abbiamo qui raffigurato una finestra, quindi il luogo dell'uscita, la gabbia aperta, quindi si è usciti dalla gabbia, e la sedia che è più avvicinata che al momento della meditazione, appunto dell'attesa, del pensiero. In questo caso la sagoma raffigura la testa di un cane. Ricordi di viaggio è un'opera che hai realizzato nel 2012 insieme a un progetto dedicato all'immigrazione, un progetto espositivo dedicato all'immigrazione insieme a un cantante senegalese, ed è proprio l'immigrazione il tema di questo lavoro, in cui è raffigurato appunto questo volatile. In questo caso è una rondine, quindi è l'animale, è l'uccello che viaggia, che migra. Anche qui vediamo nella sagoma appunto la coda della rondine, è possibile vederla, e i lati invece sono, possiamo chiamarle sculture di luce, sono raffigurate varie colombe. Quindi c'è questo tema anche della differenza. La rondine si viene a trovare in un contesto diverso, quindi tra altri animali, tra altri volatili che sono differenti da lui. Quindi c'è il tema del confronto, del viaggio, appunto ricordi di viaggio, e del confronto. In questo caso Simone Bubbico ha sperimentato un ulteriore procedimento per proiettare sempre un'ombra. Quest'ombra appunto di un personaggio raccolto e rannicchiato appunto su se stesso tra le mani della sagoma che a sua volta ha appunto questa testa di coniglio. In questo caso l'animale coniglio è l'animale per eccellenza che raffigura un po' la paura, e possiamo interpretare volendo questa sagoma come se fosse la proiezione delle paure di questo personaggio raccolto tra le sue mani. Sotto la superficie il lavoro più recente di Simone Bubbico e raffigura appunto in questo caso il Martin Pescatore, che è questo uccello appunto che si immerge nell'acqua. In questo caso la tecnica è un po' differente, vediamo appunto che c'è una piccola sagoma della testa dell'animale e poi tutto il resto è una proiezione di luce, sempre lavorata appunto attraverso le scatole e l'incisione a più livelli del plexiglass all'interno della scatola illuminata. Quindi in questo caso sotto la superficie rappresenta appunto la ricerca di un qualcos'altro che può esserci al di sotto della superficie. Quindi questo animale appunto che si immerge e poi riemerge, e quindi può trovare un qualcosa che si nasconde sotto la superficie. Ombre da camera 3 è il lavoro invece il primo lavoro di Simone Bubbico attraverso appunto questa tecnica dei calchi e la proiezione delle ombre, e vediamo infatti che le sagome non sono ritagliate, c'è un'intera tela. In questo caso c'è sempre questa ricerca di sfuggire appunto dalle paure. L'ombra in questo caso che è la proiezione di tutta una serie di insicurezze, di paure, attanaglia la persona e crea appunto questa sensazione di disagio. I lightbox sono un altro gruppo di opere di differente tecnica di Simone, sono appunto lavorati attraverso sempre l'uso dello spray, che in questo caso appunto è sia per aggiunta che per sottrazione, è lavorato su una superficie sempre di plexiglass che poi viene proiettata su un foglio bianco.
In questo caso, per esempio, per quanto riguarda con i paraocchi, abbiamo appunto una sottrazione, cioè l'intera superficie è colorata con lo spray e poi attraverso l'incisione viene sottratto il colore. Con i paraocchi richiama appunto il cavallo raffigurato, richiama appunto quella dimensione in cui spesso appunto siamo circondati, di non riuscire a guardarci, a comunicare tra di noi, di avere appunto i paraocchi. In questo caso la tecnica è al contrario, clessidra, ossia c'è effettuato appunto il disegno attraverso lo spray, sempre lavorato con l'incisione. Clessidra rappresenta appunto il passaggio del tempo, la nostra caducità, quindi vediamo questo uomo di sabbia che si dissolve camminando, quindi col passare del tempo.